Nello scorso episodio abbiamo terminato il mese di agosto e non è stato soltanto il primo episodio senza infortuni, ma soprattutto un episodio di grande crescita per due big match, nello specifico il derby contro il Copenaghen finito 0-0 e la sfida casalinga contro il Midtjylland terminata 1-1. Ma sono state due partite che ci hanno dato molte risposte, al di là del fatto che non le abbiamo vinte, ma non le abbiamo nemmeno perse, perché sia con il Copenaghen sia col Midtjylland abbiamo rischiato, eppure abbiamo avuto carattere, eppure potevamo anche portare a casa due punti in più per partita, quindi sono tasselli importanti considerando che siamo soltanto al secondo mese di campionato. E poi ci sono state due vittorie, quelle sì molto convincenti, contro il Nordsjælland per 4-1 con il primo gol di Mabil, anzi i primi due, il secondo splendido gol di Mabil con la maglia delle Brøndby, e poi la vittoria esterna contro l'Odense, protagonista in quel caso Skjelderup e la sua di doppietta, ma soprattutto il secondo gol in quel caso meraviglioso. Oggi ripartiamo con la voglia di continuare questa striscia di risultati utili per tornare sempre più vicini al vertice della classifica, e poi ovviamente c'è tanta voglia anche di partire e partire bene in Europa League. Ma vi sarete già accorti che l'outfit di oggi non è la felpa dell'Italia. Perché? Perché non la indosseremo. È arrivata, signori, e lo sapete se mi seguite su Instagram, mi sono emozionato quando l'ho vista, questa maglietta del Brøndby, che poi è quella di questa stagione. Mi dispiace perché non ho trovato quella, la versione dell'Europa League, che vedete qui, ed è meravigliosa, con questa striscia obliqua, ma purtroppo non c'era. Quindi ho preso questa qui, non ho trovato neanche quella dell'anno scorso, storica dello scudetto, ma poco importa. Su Instagram però vi ho fatto un sondaggio: qual è il giocatore di cui ho preso la maglia? Provate a indovinare, avete 3 secondi. Bene, sono passati, a questo punto ve la mostro. È Mikael Ure con il suo numero 11. C'è chi si è buttato su Marconi 7, l'avrà presa con grande personalità come al solito la sua. No, stavolta no, stavolta ho preferito tenere la storia sulla maglia del Brøndby, e quindi Ure che è partito dal Brøndby direzione Stati Uniti, però è ancora qui, insomma è iniziato la stagione, noi ce l'abbiamo infortunato, rientrerà, ma poco importa di questo. Ora io mi metto la maglietta delle Brøndby, ma prima c'è la sigla, così posso spogliarmi senza che mi vedete. Partiamo con questo super episodio. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! Ed eccoci, signori! Insomma, come mi sta? Ci sono la patch dello scudetto dell'anno scorso, la patch della Superligaen, direi che mi cade abbastanza bene addosso, questo mi rende veramente felice. La utilizzerò per giocare a calciotto giovedì, ma questo non vi interessa. Quello che vi interessa è purtroppo non una bella notizia, perché io sto registrando questa parte di video poco dopo la prima, per dirvi che purtroppo è andata persa una parte di Facecam, in particolar modo quella riguardante la prima partita di questo episodio. Quindi, nessun problema, partiamo senza e poi ovviamente torniamo con, e l'episodio continuerà. Prima di partire vi ricordo al volo di supportare sia questo video con un like che il canale iscrivendovi, attivando la campanellina, e poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram per rimanere più a contatto con me. Adesso, dentro con l'episodio. Daje! Che poi è un termine tipicamente danese. Ciao ragazzi, sono il Federico del futuro. Sto montando adesso il video e purtroppo il file della prima partita è danneggiato. Quindi non solo senza facecam la prima partita dell'episodio, ma anche senza gameplay. Lo so, come ai vecchi tempi, come nei lontani anni 70, ci sarà la radiocronaca del primo match. Solo del primo, su 5. Abbiate pazienza e lasciate like di supporto e di pazienza. Vi voglio bene. La tocca Elenius e comincia il nostro mese di settembre, quello in cui esordiremo in Europa. Elenius, dentro il gran suggerimento per Jorgensen, resta giù la bandierina mentre vola il braccio di Mirante, palla in calcio d'angolo. Pronto proprio Jorgensen sul primo palo per Elenius, e stavolta non basta il volo di Mirante al secondo ravvicinato tentativo avanti il Silkeborg. Stop col ginocchio sinistro e poi scatta con il movimento centrale di Felix servito, arriva sul pallone e c'è largo anche Edlund, arriva la palla allo svedese, in area Edlund sul fondo, ma c'è tempo per l'ultima azione che Cembe cancella, e quindi finisce in questo momento e finisce con una inspiegabile sconfitta casalinga
contro il Silkeborg. Parte malissimo questo episodio, non mi spiego la prestazione, sono sincero. Errori come se fossimo alla prima di campionato, tra giocatori che fino a una settimana fa facevano la partita contro il Midtjylland, avevano cominciato a costruire un'intesa che oggi non ho visto. Troppo morbidi su tutto, bravi loro, hanno fatto la loro partita. Sicuramente non il modo migliore per presentarci all'Europa League. Poi, come se non bastasse, Michael Ure, tra l'altro, che abbiamo qui dietro, ci chiede di rinnovargli il contratto, sostanzialmente. Ora, io onestamente gli dico ne riparleremo, non perché ci debba pensare o altro, ma perché non mi sembra il momento. Lui è fuori per infortunio, non ci sta dando una mano, veniamo anche da una sconfitta. Michael, te voglio bene, ma un altro momento della stagione potevi trovarlo. Ora capisco perché magari è andato via dal Brøndby, in realtà voleva il rinnovo e non gliel'hanno dato. Comunque sia, signori, ci stiamo avvicinando a un match molto importante che per me è un altro momento molto emozionante che mi riguarda, perché Brøndby Sparta Praga nella realtà, mentre questa era Sparta Praga Brøndby, è stata il 16 settembre la prima giornata di Europa League ed è stata la mia prima telecronaca a DAZN. Hanno sognato la Champions, ma i preliminari le hanno fatte tornare con i piedi per terra. Oggi inizia un nuovo cammino. Oggi inizia l'Europa League. E il gruppo A è Brøndby Sparta Praga. Un saluto da Federico Marconi, pronto a raccontarvi un incontro molto interessante tra i campioni di Danimarca e quella che lo scorso anno è stata la seconda forza nella Fortuna Liga in Repubblica Ceca, dunque lo Sparta Praga. Qui non l'hanno nemmeno sognata la Champions, perché né Sparta Praga né Brøndby per i sorteggi di FIFA 22 hanno potuto disputarlo il playoff di Champions. Poco importa, perché si parte da qui, dallo Stadion Letna di Praga, su un campo molto difficile, insidioso vista la pioggia, ma si parte con un'avventura che sicuramente vorremmo onorare e goderci, in un girone che vorremmo onorare e goderci, sapendo di essere forse quella più debole. Ma è una nuova esperienza, noi veniamo da quella con il Monaco in Europa League, finale raggiunta ma persa contro il Tottenham, inno dell'Europa League e poi Sparta Praga Brøndby. Disegnate così le due formazioni, partiamo dai padroni di casa, dagli uomini di Pavel Verba. 4-2-3-1, occhio a un paio, anzi tre anche nomi, che sono Soucek, Pešek, Lozek e Anko, giocatori molto pericolosi. In mezzo al campo c'è anche la qualità di Sacek e Capitan Dokal, che poi nella realtà mancava perché era infortunato. Così invece il Brøndby, 11 quasi titolare, nel senso che poi ci sono delle novità perché loro sono molto fisici. Quindi Divkovic davanti, Radosevic in mezzo al campo, fuori per capirci Felix e Wigan, che partono dalla panchina. Tutto pronto per l'inizio del match, la regia va su Krejci che è sul pallone e lo tocca, comincia l'Europa League di Brøndby e Sparta Praga, déjà vu. Soucek, va dentro Krejci, 1-2, parte, interviene Bruce, più sulla gamba che sulla palla dice l'arbitro, c'è comunque Anko a sinistra, cerca spazio per il cross, Soucek dentro, Krejci si gira, difende il pallone e riesce a calciare, ma sul fondo. Sacek a riaprire, bene sul 32, che porta avanti il pallone, Cembe interno, nella terra di mezzo però, e quindi dobbiamo stare attenti, sta tornando Bungard, intanto Vinda, in dentro il pallone per Pešek, che va sul destro, Mirante, in due tempi, meglio loro. Va via bene il 20, interviene Bruce, superato, occhio a Soucek al volo, Mirante straordinario, palla in calcio d'angolo. Poi il tocco incontro a Divkovic, prova a difenderla col corpo e questi siamo noi in questo momento. Palla verticale con Soucek che calcia e sbaglia tutto perché era solo. Grazie Sparta Praga, ma avete visto? Perdiamo anche i duelli di fisico, è complicato ripartire. Dentro per Pešek. Sterza e manda al bar Frendrup. Insiste Pešek in aria, Maxo tocca il pallone, Mirante col miracolo e poi Cembe non allontana. Quindi Lozek, insistono, altro cross, Bungard, palla sul fondo. Che cosa ha preso Mirante, signori, con i piedi, anzi, con il piede. Skjelderup, vediamo se va, tocca in anticipo su Dokal, poi palla dentro per l'inserimento di Frendrup, servito bene da Divkovic, in area, fino in fondo, Frendrup! Sul fondo, incredibile.
incredibile palla gol per il 19, che nella realtà è stato acquistato dal Genoa e che poteva segnare un gol pesantissimo, immeritato per il primo tempo del Brondby, ma sarebbe stato importantissimo. Anko, Soucek dentro, ancora Krejci, si gira, fuori per Sacek che cerca spazio per il destro, torna da Krejci che calcia fortissimo. 1-0 per lo Sparta Praga, è un gol meritato, nulla da dire, certo è un peccato non aver approfittato delle nostre occasioni, ma per quanto riguarda loro, giusto così. Poi occhio che non controlla Anko, ne approfitta Bruce, bene così, 1-2 con Edlund, attacca il 17 che prende il fondo, va Bruce, dietro il pallone c'è Hoyer che ha chiuso, grande intervento di Hoyer che tra l'altro, ora che ci penso, è un ex Superliga e l'anno scorso giocava all'Arus, arrivato quest'anno, solo che nella realtà era infortunato e non ha giocato. Occhio a Krejci dalla parte opposta, per Soucek. Occhio ai buchi interni, la porta il 6, temporeggia Cembe, Krejci, apertura, Pesek sul fondo. Siamo al 91 sul cronometro, su due di recupero, c'è forse l'ultima azione possibile per il Brondby che vuole attaccare con Wigan. Sbaglia però il lancio per Edlund, infatti doveva essere per Felix. E penso che finisca qui la partita, e così finisce 1-0 per lo Sparta Praga. Vi dico la verità, per come era cominciata questa partita pensavo che finisse in goleada. E questo la dice lunga sulle ambizioni un po' da rivedere del Brondby in Europa League, ma l'ho detto già nell'intro di questa telecronaca, sarà difficile perché sono tutte più formate di noi, anche loro che ipoteticamente erano l'unica con cui potevamo giocarcela. Bisogna crescere, peccato aver perso la gara contro il Silkeborg, ora si riparte dal Sonderiske e si deve ripartire con 3 punti. Prima del Sonderiske però ci arriva un'offerta della Danimarca. A fine stagione c'è il mondiale, ora non so se su FIFA il mondiale è in estate o come nella realtà si giocherà in inverno. Fatto sta che nel 2022, che sta per arrivare, c'è il mondiale. Sarebbe bello giocarlo con la Danimarca, noi in questo momento la rappresentiamo, essendo allenatore del Brondby. È chiaro che il sogno è l'Italia, ma l'Italia l'abbiamo già vista in passato, abbiamo visto il Belgio, insomma, io vi dico di sì. Accetto anche perché poi la Danimarca, che ha fatto benissimo all'Europeo, è una bella nazionale e magari ci divertiamo. La tocca Felix e comincia anche Sonderiske Brondby, un'altra partita che conoscete bene perché fu la mia prima telecronaca il 29 settembre 2019 e oggi però deve essere il nostro ritorno alla vittoria. Con le mani è pronto Mabil. Skjelderup. Fischia Sidban Park. Frendrup. Arriva in zona tiro, c'è spazio per Frendrup, forte Flo risponde in due tempi, stavolta la porta l'ha presa, ma centrale. Mentre loro fanno fatica a ripartire, Mabil ringrazia ancora e tiene il pallone in campo. Momento di difficoltà delle Sonderiske, va Alex Midtjylland fino in fondo, Mabil con deviazione decisiva di Gartenmann. Questa la reazione di Marconi in panchina, lì bisogna far gol. Prova a chiudere Bungard, il tocco è per Kordig, poi Frederiksen dalla parte opposta, Albeck dentro per Dion, Mirante. Dukuli di prima su Edlund, pallone che arriva allo svedese, c'è anche il movimento di Mabil, forse troppo largo il pallone di Edlund, ma comunque Mabil attacca lo spazio, Gartenmann mette fuori, poi in Pindy, non bene, sta arrivando Radosevic al volo ma sul fondo, palla in profondità su un Pindy che se l'allunga, Wigan ringrazia e quindi il pallone per Radosevic. Skjelderup sta andando a sinistra, Dukuli servito, può correre l'australiano che rientra, guarda Skjelderup, lo serve in area, lascia lì per Edlund, non ci credo, che cosa ha preso Flo all'86esimo. Albeck cerca spazio centrale, dentro per Prosser, Maxo con un buon intervento e poi Cembe da Dukuli. Skjelderup, subito per Edlund, palla in profondità, ottimo occhio che c'è sul secondo palo Mabil, non sbagliamolo questo, palla dentro per Mabil, stop, poi Skjelderup, entriamo in porta col pallone, che è l'unico modo per fare gol, al 92esimo, pesantissimo, il timbro di Andreas Skjelderup, passa il Brondby e sono 3 punti, voluti, sudati e che per come arrivano... Diciamo che l'esultanza di Skjelderup è una fotografia. Lui che si lascia andare tra i compagni e noi che lasciamo andare l'incubo degli 0 gol, perché ne abbiamo fatte 2 di partite senza segnare. 1-0 finisce sì questa volta, ma per noi in teoria e pure in pratica, perché arriva il fischio finale, vinciamo noi col gol
di Andreas Skjelderup. E adesso testa all'Aalborg. Quella è una partita sulla carta molto più seria. Vedremo se anche sul campo, perché questa sulla carta non era serissima. E poi avete visto. E poi c'è il Lione. E finalmente si vede anche la luce, perché giocatore ristabilito, ci dicono lì in basso, si tratta di Slimane, che naturalmente non è ancora al 100%, però che bello, che bello, almeno cominciamo a invertirla questa rotta. Ripartiamo contro l'Aalborg, come abbiamo chiuso la sfida contro il Sonderisk, quindi con un falso 9 praticamente, Simon Edlund, a questo punto due falsi 9, che sono Edlund e Skjelderup, con Mabil a destra e Dukuli a sinistra. La fisicità di Radosevic in mezzo al campo, che poi partiva titolare in questa stagione, aveva perso il posto a vantaggio di Wigan, che però insomma nella gestione può interscambiarsi tranquillamente con il croato. Decima giornata, Brøndby contro Aalborg. Alman a trovare il tocco dentro tra Trajkovski con Radosevic che ha dormito, esce Mirante che dice di no. Dov'era la difesa lì? Mentre il Brøndby vuole ripartire con la corsa di Dukuli, e che palla di Frendrup per l'australiano che la mette giù. Cerca di resistere, di rimanere in piedi, di sterzare e fa tutto bene. Poi forse si allunga il pallone. Ringrazia Pallesen, che ricomincia con questo passaggio dal portiere. Ma che cosa fanno? Dormerin! Alla fine calcio d'angolo con Skjelderup che non ne ha approfittato. Ma sono dei pazzi. Pripp vuole andare. Occhio che passa con la velocità e sono guai. Corre Pripp, esce Mirante. Pripp col tocco sotto ha fatto un gol straordinario. 1-0 per l'Aalborg, se l'è costruito, passa tra i due centrali e poi è freddo davanti a Mirante, che però lì se non esce Pripp lo buca di potenza, perché lo sappiamo, l'azione è quella classica. Se esce, cucchiaio e 0-1. A rimorchio Bungard, proviamo a metterli sotto, Skjelderup dentro per Edlund, vuole girarsi, fallaccio su Edlund, fallaccio, e qui però va in porta Edlund. Qui c'è rosso tutta la vita su Simon, che sta andando in porta. Ha mandato completamente al bar Gran Lee. Quello è cartellino rosso, guardate, uno contro uno col portiere. Anche perché quest'anno danno rosso per molto meno. Sul pallone Edlund, battiamola così. Felix addosso alla barriera. Esiste Cembe. Cercava spazio, dentro ancora il pallone per Felix, passa a destro, palo! E si salva l'Aalborg. Frendrup, Skjelderup, dentro ancora il pallone, Mabil, destro, ancora Rin, poi si salva l'Aalborg. Trajkovski, Andersen di ritorno, poi il tocco è per Rufo. E va bene così, dai. Quando deve andare male, va male, c'è poco da fare. Prova a prendere un po' di campo, vince il rimpallo. Dentro Skjelderup. Lo vede Felix che prende il fondo, dietro il pallone per Edlund, 2-1, 2-1, 83. Possesso Aalborg in questo finale, il tempo della rimonta non c'è, c'è quello del 3-1 che non arriva perché il palo lo prendono anche loro, così dai, tanto per far vedere che l'hanno meritata sta vittoria. Finisce 2-1 per l'Aalborg che vince e sorpassa il Brøndby in classifica. Tutto questo quando siamo a fine settembre e... è un momento della stagione complicato, è la seconda sconfitta in casa consecutivamente. È tosto, è un momento tosto perché non siamo padroni di noi stessi, nel senso che ci sono partite che ci riescono meglio, altre che non ci riescono bene per niente. Abbiamo ancora tre infortunati gravi, uno sta rientrando da Slimane, ma poi abbiamo fuori Mensah e Ure, ci mancano più di quanto immaginassimo. E pazienza però ragazzi, pazienza. Sono punti persi in modo pesante questi in campionato, perché sono le partite che secondo me possono indirizzare una stagione. Ma la stagione, come vi dico sempre, è lunga, quindi portiamo pazienza e sappiamo che dobbiamo crescere. Sicuramente è la sfida più difficile del girone. Probabilmente è proprio una sfida impossibile. Però è una di quelle che si sognano di giocare, è una di quelle che il 24 maggio 2021, tra un festeggiamento e l'altro, capivamo che avremmo giocato contro il Lione o contro un'altra squadra di primo livello europeo. È semplicemente la seconda di Europa League, è semplicemente un regalo, ma al tempo stesso una partita che ci dirà molto su noi stessi, e quindi godiamocela. E Brøndby contro Lione.
Questi siamo noi, con Mirante in porta, con Maxo e Cembe dietro, Bruce e Bungard sugli esterni, Frendrup, Wigan, Schiederup, Edlund, Mabil, Felix. Quindi si torna al 4-2-3-1 pre-Sonderrische. E quindi vediamo un po' di partire in questo modo, anche perché stiamo attendendo quei ritorni dagli infortuni e non abbiamo molte alternative superiori a questo 11. Questi invece sono loro, 4-2-3-1 con Cherki, facciamo molta attenzione alla classe 2003, Mario Rui, sorpresa, e poi João Pedro, anche un'altra sorpresa lì davanti con Tokoi Kambi e Awar alla tre quarti. Sono fortissimi, non lo scopriamo di certo oggi, ma abbiamo voglia di far bene e di sorprenderli. Si comincia! João Pedro dentro per Awar, che si gira subito su Cembe, lo insegue Cembe, resiste Awar, poi fallo del 18, cartellino che non arriva, ma c'è una punizione molto interessante per il Lione e c'è João Pedro con il destro, o forse Cherki con il sinistro, va João Pedro e segna un gol meraviglioso, segna un gol meraviglioso, punizione magistrale dell'ex 10 del Cagliari. Lascia il pallone a Wigan, che vuole subito portarlo avanti. Lo fa Wigan, trova anche un po' di campo e ci si butta dentro. Occhio a Wigan, cost to cost, poi mette il cross. Da Silva allontana in zona Edlund, che lotta con Cherki, e alla meglio il francese Mario Rui. Velo di Tokoi Kambi, giocatore totale. Awar lo rimanda in velocità, corre il 7, uno contro uno con Maxo, già superato. João Pedro di ritorno, Tokoi Kambi, Mirante vola, c'è Cherki, palo! Awar, ha servito João Pedro, traversa riga, poi Maxo allontana, è il secondo legno del Lione nel giro di pochi minuti. Corto Cherki per Awar, che passa, si allunga però il pallone, ma Mabil ringrazia, ha trovato Bruce, vediamo se riusciamo a ripartire in questa situazione con la corsa di Bruce. Non parte però Felix, siamo veramente scarsi senza palla, ragazzi. Poi fallaccio su Bruce e rosso per Mario Rui. E non cambierà la situazione. Però preferivo che ci fischiassero il rosso nella scorsa partita, francamente. Mabil, senza palla, sta andando Frendrup e arriva adesso il suggerimento per lui. Di là infatti c'è Edlund solo perché non hanno inserito nessun altro. Quindi occhio a Felix, c'è De Nayer in copertura. L'ha presa lui, contro due, l'ha presa lui. Ragazzi, va bene che siamo più scarsi, ma svegliamoci. Possiamo metterci la fame. Frendrup, sta arrivando Mabil a sinistra, servito in area, Mabil, sinistro Lopez. Mabil interviene ancora bene, adesso fatica il Lione, buon momento delle Brondby. Frendrup, c'è Schiederup vicino, servilo Morten, servilo quando te lo dico io, non ti coordinare. Alla verticale e siamo noi che sembriamo giocare in 9 contro 11. Corre Tokoi Kambi, esce Mirante, palo esterno. Se non la perdiamo è un miracolo, ragazzi. Da Silva sposta il pallone, ha capito Wigan che gliela porta via. Brutta palla persa in uscita dal Lione. Quindi Felix di prima a cercare Schiederup, sbaglia il tocco di misura e non è la prima volta. È assurdo, ma siamo ancora in partita. Sponda di Felix, non perfetta, ma c'è Greve che perde il pallone. È così e riparte il Lione. Erano ancora scoperti e non ne abbiamo approfittato. João Pedro per Cherki. Esce, non esce Mirante, Cherki lo guarda, calcia 2-0 e abbiamo completamente mandato, non vi dico dove, ma ci arrivate da soli l'occasione di rimontare la partita e ce l'avevamo, perché loro sono in 10, dietro scopertissimi, ma noi non vogliamo segnare. Finisce qui, il Lione vince in casa delle Brondby 2-0, non è uno scandalo, però è difficile da digerire perché è normale che abbiano meritato, che abbiano avuto più palle gol, questo non mi sorprende minimamente, però io sarei, se fossi allenatore del Lione, sarei più arrabbiato, no? Perché dico, oh, ma tutte le palle gol contro ste pippe, buttatele dentro, voi state cazzeggiando, è per questo che state avanti solo 2-0, noi no, noi non abbiamo proprio la capacità di far meglio di così, e potevamo. Io mi auguro che non sia realmente così difficile questa stagione, mi piacerebbe comunque. Fatemi sapere se a voi piace questa difficoltà assoluta. È un'esperienza nuova, però, come ho detto, stimolante. E quindi possiamo e dobbiamo assolutamente crescere con dei ritorni che ci saranno. Mi auguro presto da parte di Ure, Slimane e Mensah. Per il momento vi do appuntamento al prossimo episodio. Quindi rimanete aggiornati seguendomi su Instagram per sapere quando uscirà. Un bacione e sempre never give up, soprattutto in questi momenti.